Oggi prepareremo un primo piatto che ci ricorda una famosissima ricetta siciliana, la pasta alla norma. Useremo gli stessi ingredienti, ma prepareremo le lasagne alla norma. E adesso cominciamo! Cominciamo col mettere un po' di olio sul fondo di una pentola e ci mettiamo uno spicchio di aglio. Accendiamo. Lasciamo proprio rosolare pochissimo, pochi secondi. Aggiungiamo il pomodoro. Mettiamo un po' d'acqua così togliamo un po' tutto. Sale. E qualche fogliolina di basilico. Ora copriamo e lasciamo cuocere 15-20 minuti, girando di tanto in tanto. Ora prendiamo una melanzana e la tagliamo a tocchetti. Ripiamo la parte verde. E iniziamo a tagliarla. Io la faccio a striscioline e poi a tocchetti. Eccoli qua, una grandezza media, né troppo piccoli né troppo grandi. Mettiamo un po' di olio sul fondo della padella e iniziamo a cuocere la melanzana. Un po' di sale. Ci aggiungiamo un pochino di acqua. E ogni volta che si asciugheranno un pochettino aggiungiamo altra acqua. Giriamo così si insaporiscono bene anche con l'olio e il sale e cuociamo finché diventano morbide. La melanzana è pronta, quindi adesso la mettiamo da parte. Ora ci prepariamo la crema di ricotta, quindi la schiacciamo un po'. Ci aiutiamo con un po' di latte. Facciamo diventare proprio una crema. Aggiungiamo un po' di sale, del pepe e della noce moscata. E continuiamo a girare. Questa è una ricotta di mucca, potete usare anche quella di pecora, quella che desiderate. Pronta. A questo punto prendiamo la ricotta salata. Accendiamo il forno a 200 gradi e intanto iniziamo ad assemblare la lasagna. Mettiamo un po' di sugo sul fondo. Il primo strato di lasagna. Pomodoro. Ora la crema di ricotta. Le melanzane, facciamo con le mani, così ci regoliamo meglio, e la ricotta salata. E ricominciamo con gli strati. Mettiamo il sugo. Crema di ricotta. Le melanzane. Ora la ricotta salata. Abbondiamo, che è molto gustosa come lasagna, veramente tanto. E poi una bella spolverata di parmigiano, un po' di basilico,
E adesso inforniamo a 200 gradi per 20 minuti. La lasagna alla norma è pronta. Se vi è piaciuta la ricetta, mettetemi il like e scrivetelo nei commenti. E quando la fate, mandatemi le foto. E adesso, ciao a tutti e alla prossima ricetta!